Estremamente sì, assolutamente sì. Questa è una di quelle partite in cui veramente arrivo alla fine che sono contento. Sono felice! Io sono felice. Voi siete felici? No, perché io ve lo torno a dire: si vive per serate come queste. Si vive per affrontare quelli che senti essere i tuoi rivali. Mi dava un fastidio aver perso dall'Inter in campionato, ragazzi, che non lo potete proprio capire. Perché con la Fiorentina abbiamo perso, sì, ma non mi sono assolutamente sentito inferiore. Con l'Inter veramente mi sono sentito super inferiore. E non vedo l'ora di poterli ritrovare per fargli vedere che nell'uno contro uno questa Juve è una grandissima squadra e devono avere tutti paura di questa Juve. Sul lato continuità ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Vediamo come andremo. Al 22 febbraio, rotto Crotone. Ma sull'uno contro uno, partita secca, andarci a giocare una partita, me la voglio giocare veramente con chiunque. OneFootball. Sotto in descrizione. Scaricatelo perché lo sponsor di questo canale YouTube è come al solito vi offre gratuitamente un'applicazione che è un sogno. Adesso che si è concluso il calciomercato invernale, possiamo lasciare da parte questa cosa qua, concentrarci sul calendario, sulle partite e la Juventus. Ha iniziato assolutamente bene. Non ci sono aggiornamenti su Bruno Vespa che vedo in questo momento in TV, che non sei proprio bellissimo, sulla crisi del governo, su OneFootball e nemmeno su questo canale YouTube. Qua si parla di questo Inter Juve che era complicatissimo. Perché pensare di andare a San Siro contro l'Inter, che fino a un paio di settimane fa, quando è stato, 10 giorni fa, 20 giorni fa, ti aveva letteralmente disintegrato. E ci vai con una squadra differente, perché vai a inserire alcuni giocatori che non c'erano l'altra volta, su tutti De Ligt e Cuadrado, ecco che cambia. A onore del vero, dovere di cronaca, va sottolineato, dall'altra parte non avevano né Lukaku né Hakimi, questa sera erano diffidati Vidal e Sanchez ed entrambi sono stati ammoniti, quindi non ci saranno al ritorno fra 7 giorni allo Juventus Stadium e questa cosa va assolutamente sottolineata. Dall'altra parte invece io vi dico che nonostante il gol che abbiamo subito all'inizio della partita, che avrebbe potuto distruggere completamente una squadra, e per un po' c'è pure riuscito quel gol a farci del male, ma in quei primi minuti la Juve non stava assolutamente demeritando per quanto mi riguarda. La Juventus stava facendo un'ottima partita. Poi abbiamo preso gol. Abbiamo preso gol e succede, capita, cioè, ci sta, Non succede niente, puoi prendere gol. E vi dico che mi ero arrabbiato molto di più per quel fallo stupidissimo, secondo me, di Demiral. A centrocampo, nella tre quarti campo dell'Inter con l'avversario girato spalle alla porta, piuttosto che per un gol in contropiede che si può prendere, nonostante, per quanto mi riguarda, un errore di Buffon che poi nel secondo tempo è andato a riscattare quell'errore con una parata veramente fenomenale, formidabile su Darmian, una specialità di casa Buffon, una delle sue, oserei dire. Quindi ci sta, secondo me, prendere un gol. Se poi questa squadra riesce a ritrovare la concentrazione dei primissimi minuti, dove comunque l'Inter. Ripeto, non aveva fatto granché. Ha trovato il gol con un contropiede. E beh, se questo è il gioco del calcio, è tutta un'altra storia. Io voglio fare un elogio a Pirlo, ma un elogio enorme, grandissimo. Perché in tanti mi hanno detto: perché ha tolto Ronaldo? E anche qua non condivido il nervosismo di Ronaldo nella sostituzione, perché, come ho sempre detto, è un giocatore come tutti gli altri. Se l'allenatore decide di sostituirlo, io capisco che tu sei Cristiano Ronaldo, capisco che ti possa dar fastidio, ma siamo in una partita di Coppa Italia dove tu sei già stato decisivo con 2 gol e adesso devi mantenere questo risultato e metti dentro un giocatore che ti può dare di più in fase difensiva. Perché sostanzialmente Cristiano Ronaldo, per quanto secondo me sia migliorato sotto il profilo della fase di non possesso palla, non è ancora un campione del mondo sotto questo punto di vista, eh. Non è che lui impazzisca nel dire: ok, bello, ora vado a pressarli tutti come un cagnolino che rincorre il pallone, no. Non è vero, cioè, sappiamo, lo so io, lo sapete voi, lo sa lui, lo sa Pirlo. Capolavoro, secondo me, tattico di Pirlo con Kulusevski. Con Kulusevski che nemmeno scende per Morata, ma scende appunto Cristiano Ronaldo perché è stato perennemente appiccicato al sedere di Brozovic. Stasera Brozovic si sdraia a letto, si corica e dice: oddio, chi è? Pensando di avere ancora Kulusevski che lo insegue. Poi, sotto il punto di vista del possesso palla, Kulusevski, come sempre, un po' sprecone. Non proprio fluido, non eccelso. Sotto il punto di vista del non possesso palla, è stata una partita clamorosa da quanta attenzione ha fatto Kulusevski. Oh, io sono contento.
Perché io ve l'ho sempre detto, per me giocare a calcio non è fare le azioni bellissime, il dribbling, il gol nell'incrocio e tutte queste cose qua. È anche quello. Ma se una squadra non passa da una fase di non possesso palla efficace, è difficile poi vincere soltanto facendo gol. Deve esserci un equilibrio tra le due cose. E a me questa Juve in questo momento, in questo 2021, sta piacendo proprio per questo. Mi sembra una squadra nettamente più matura. Una squadra che ha trovato il suo sistema di gioco 4-4-2, basilare, lineare, semplice, due linee da 4, più due attaccanti, che come in questo caso era un attaccante e mezzo, perché uno veramente faceva esattamente il cane, il segugio sul regista dell'Inter, su Brozovic. Partita completamente differente rispetto a quella di campionato, dove non ci avevamo capito niente ed ero rimasto sorpreso, se vogliamo anche deluso, da Pirlo in Serie A contro l'Inter. Perché tu ti aspetti, lo sai, l'Inter verrà a fare una partita di questo tipo. L'Inter di Conte è una squadra che fa una cosa, la fa bene. Perché è una squadra che la fa bene. Però è una squadra da ripartenze, da contropiedi, una squadra che gioca con sempre questa difesa 3, con questo centrocampo a 5, con le mezze ali che si buttano dentro. E poi, ovviamente, torno a dire ancora una volta, quando davanti non c'è Lukaku che ti fa tutto questo lavoro, è tutto un altro discorso. Noi siamo passati da giocare con Frabotta contro Hakimi a giocare con Bernardeschi contro Darmian. Sembra già più equilibrata. Davanti siamo passati a Bonucci che deve marcare e Chiellini stesso, perché a onore del vero c'era già Chiellini, Bonucci e Chiellini che deve marcare Lukaku, a De Ligt che deve marcare Sanchez. Io dico che ci sono dei dislivelli. Ora vedremo se ci sarà Lukaku, perché da quanto ho capito, non si è ancora capito se ci sarà effettivamente oppure no in finale per via di quella mini rissa con Ibrahimovic, nel derby che c'è stato prima di questa semifinale. E nemmeno mi interessa, sinceramente, e nemmeno mi interessa più ragionare sui giocatori che la Juve va a schierare, perché questa sera non eravamo la Juve titolare, lo eravamo per larghi tratti, però c'era Buffon, c'era Demiral, c'era Bernardeschi, c'era Alexandro, c'era Rabiot, secondo me questi 5, Kulusevski 6. Ma questi non sono titolari, eh. Questi sei che vi ho citato, secondo me, non sono titolari della Juventus. Al loro posto sono Szczęsny, uno tra Chiellini e Bonucci, direi più Chiellini, Morata, Danilo, chi altri? Arthur, me ne perdo qualcun altro per strada. Questi sono Chiesa, questi sono i titolari. Eppure la Juventus ha fatto un'ottima partita anche senza i titolari. Questo cosa vuol dire? Che questa squadra ha un problema. E qual è? La testa. Il più grande nemico della Juventus è la Juventus stessa. So che sembra una frase fatta, so che l'avete sentita tante volte, so che è una roba filosofica, cazzo, è la pura verità. Perché ve lo torno a dire ancora una volta, dopo che mi sono sbilanciato, questa Juventus, la prima Juventus di Pirlo, è una grande squadra. Che voi lo vogliate ammettere oppure no. E ha avuto l'umiltà di ripartire, di abbandonare tanti preconcetti e tante magari idee anche fin troppo innovative di Pirlo. Come l'attacco con 6, vado a pressare con 7, ecco il pressing questa sera, uno dei punti di forza assoluti di questa sera, il pressing, ma abbiamo fatto un pressing offensivo veramente, ragazzi, fuori di testa, ma io mi sono proprio divertito a vedere la Juventus pressare in avanti, eh. Questo era quello che si voleva fare con Sarri l'anno scorso, con Sarri non lo potevi fare, ti mancava McKennie, ti mancava Morata, ti mancava Kulusevski, tutti i giocatori che comunque vivono anche per la fase di non possesso palla. E pian pianino stiamo iniziando a inserire sempre più intelligenza tattica all'interno di ogni situazione di gioco. E qua la mano dell'allenatore si vede. E ancora una volta, volenti o nolenti, che vogliate ammetterlo o meno a voi stessi, io sono estremamente soddisfatto di quello che sta facendo Andrea Pirlo. Oh, fino adesso potevano esserci delle difficoltà, ci sono state delle difficoltà. In questo momento la Juventus è una squadra sana. Ed è giusto che in questo momento sia una squadra sana. Noi l'anno scorso siamo arrivati a febbraio e va bene che era tutto un altro contesto perché siamo partiti con una preparazione, ci sono state più partite dell'andata e tutto quello che volete. Però io vi ricordo che questo periodo qua, dato che il Covid poi è arrivato in questo periodo qua, la Juventus in Champions League per dire con Lione aveva fatto un partitone, eh. O ancora me ne vengono in mente altre di campionato dove non stavamo brillando. La speranza è poter arrivare a continuare ad avere questa freschezza, perché in questo momento la Juve è una squadra con tanta freschezza, però
con un Cristiano Ronaldo che finalmente è passato gennaio puntuale come un orologio svizzero, l'abbiamo detto, lui si da febbraio poi torna, figa, il 2 di febbraio, prima partita che facciamo a febbraio, ha lasciato gennaio alle spalle, con un Cristiano Ronaldo così, con il gruppo, con il ritorno di Dybala, con tantissime cose, ci sono un sacco di punti positivi, cazzo, non guardiamo sempre solo i negativi, questa squadra è forte, ammettetelo a voi stessi, questa è una buona squadra. Io vado a letto contento perché abbiamo battuto l'Inter a San Siro e non era facile.